Lascia un mi piace o altrimenti verrai bocciato quest'anno. E se non verrai bocciato sicuramente andrai a settembre. Comunque sia, mentre scrollo TikTok la notte, mi compaiono solo praticamente personaggi napoletani che fanno cose, cucinano, costruiscono cose o vendono cose alle bancarelle. Al che ho detto, ma è possibile noi del nord riuscire a interagire con loro? Ad esempio, New Martina è una ragazza che mi compare sempre su TikTok. E ho detto, ma se lei vende le cover, no? Che sono queste qua. Sono le ce ne sono tantissime, tra l'altro vengono vendute anche dei prezzi normali, secondo me, onesti. Ma le stesse cover, riusciamo a trovarle anche su AliExpress? Allora, la domanda è sì, cioè, non le sue. Però delle cover estremamente simili, ma similissime, ci stanno. Allora, questa qua se la potete trovare a 3,87€. Io però vi consiglio, in ogni caso, potete comprarla da AliExpress, vi arriva in 12 giorni, ok? Probabilmente da New Martina vi arriva in molto meno tempo. Però io immagino, suppongo che si sia affidata comunque sia a un rivenditore, comunque sia dell'est del mondo, e poi per rivendere sul suo sito. Giustamente, giusto così. Anzi, i prezzi sono anche ottimi, secondo me, devo dire. Quindi ci sta. Detto questo, allora io ho pensato, no? Siccome io ho un iPhone 13 Pro, tipo, credo, dovrebbe essere il 13 Pro, riusciamo a comprare una di queste cover qua e magari poi nel prossimo video le proviamo a confrontare. Magari compro anche una di New Martina e vediamo se è la stessa oppure se cambia qualcosa. Allora sono andato su AliExpress e ho trovato questa cover qua a 3,87€ invece che 11,78€. Non li vale 11€, vale 3€ sta roba, raga. Non li ho trovato anche più scontata. Comunque sia, questa è la cover e a me sembra estremamente affidabile, nel senso che la maggior parte di queste cose qua vengono vendute anche su Amazon, praticamente i dropshipper che fanno le cover le rificcano poi su Amazon e voi ve le comprate a 20€. Però le trovate tranquillamente su AliExpress e vi arrivano, tra l'altro. Infatti ultimamente vi devo dire, per ste cacate qua, gadget eccetera, mi affido da AliExpress. Cioè arrivano dopo 2 settimane, però arrivano. Questa è la cover e si vede subito che è diversa da quella di New Martina. Manca, vedete, la parte tipo sotto. Magari lei la vende anche con la parte sotto, però manca tipo il cosino sotto, tipo di metallo. Manca il cosino di metallo. Probabilmente su AliExpress c'è anche quella senza cosino di metallo. Anyway, dovrebbe essere MagSafe. Ha venduto 10.000 prodotti questo tizio qui. Aveva 84 recensioni. Mi sono fidato, visto anche che le foto, insomma, mi sembravano abbastanza legit. Ok, quindi l'ho comprata. Ma sarà MagSafe? Perché comunque arrivando da lì Non si sa mai. Dietro l'iPhone c'è una specie di anello di metallo che in teoria dovrebbe interagire con la cover, quindi dovrebbe ricaricarsi, perché questa qua si scioglie, raga. L'ho comprata su Amazon ed è comunque una ciofeca. Sono diversi colori, ma qua non c'è scritto MagSafe. Cioè, o meglio, non so se questa roba c'è scritto MagSafe. Allora, c'è scritto MagSafe. Custodia MagSafe trasparente di ricarica wireless di lusso. Per iPhone 14, 13, 12, 11, Pro, Max, XR, XR, XX, Z Plus e 2020, 22 mini cover morbida. Allora, ti devo dire, 3,87€, 1,87€ di spedizione. La cosa è arrivata. E ovviamente non poteva che arrivare sempre dal nostro scatolo. Tra l'altro questo giro viene venduto direttamente con la scatola proprio ufficiale di AliExpress in collaborazione. Ma che poi ho visto, ma questa roba qua viene venduta sempre e parte sempre dallo stesso posto, che, se vi ricordate, è Connaught Central Hong Kong. Ve lo ricordate? È questo palazzo qua, raga. È questa roba qua. Ma praticamente il signore, questo che abbiamo spottato l'altra volta, questo signore qui, non è lui che fa le cover. Questo qua è una specie di ufficio postale mega gigante. È un general post office. Quindi questa roba qua non sappiamo effettivamente dove venga prodotta. C'è scritto solo che arriva da qua, dal general post office. E il signore che avevamo spottato l'altra volta, che se mangiava il riso, non è lui. Non sono loro. Quindi arriva da un altro posto, ma non sappiamo dove sia la sede. Comunque, apriamola. Allora, ovviamente dopo la proviamo in macchina per provare la ricarica magnetica con la Cupra. E diciamo che l'unboxing è abbastanza base. Cioè, all'interno della custodia, all'interno di questa confezione premium, viene venduto così. Allora, questo è il 13 Pro. Qua abbiamo un codice a barre. C'è scritto, non lo so, c'è un codice a barre, quindi credo che l'azienda sia abbastanza seria, dalla Cina. E probabilmente questa roba qua, secondo me, la troviamo anche su Amazon. Tra l'altro, uno di voi che ha voglia, me la cercate su Amazon e mi dite se c'è questa cosa qua, esattamente questa. Allora, proviamola. Viene venduta così, è abbastanza easy. Tra l'altro ne ho comprata anche un'altra per paragonarla poi anche a quella di Amazon. Ho comprato una simile a questa, che non è proprio questa. E questa qua l'ho comprata sempre su Amazon. Vi lascio poi il link. Costa
sui 10 euro e funziona. Dopo le paragoniamo entrambe. Questa è quella di New Martina, simile New Martina. Questa è quella di Amazon, di una marca che non so. Comunque poi vi lascio il link in descrizione se volete copparla. Tra l'altro c'è il gruppo Telegram delle offerte, potete aggiornare, è tutto gratis. C'è il bot che pago io ogni mese e vi droppo le offerte di Amazon. Quando voi cliccate vi butto direttamente su Amazon. Allora, questa è la cover. Ti devo dire, a livello di materiali non puzza, non puzza. E questa cosa è una cosa estremamente rara, anche perché la maggior parte delle volte arrivano robe estremamente puzzolenti. Allora, abbiamo la parte del mag, quindi la parte magnetica, quella dove praticamente aspira, tra virgolette, l'energia elettrica e ce la butta all'interno della parte magnetica che sta, c'è un cerchio qua all'interno dell'iPhone e da lì poi si ricarica l'iPhone. Comunque sia, questo è quanto. Tra l'altro dobbiamo togliere in teoria questi cosini qua, che sono, credo che si debbano togliere o no. Sono tipo degli adesivi, tipo una specie di scotch, una protezione, credo. No, non si deve togliere. No, bro, aspetta un attimo, ma si deve togliere o no? C'è della carta qui, ma si deve togliere per forza, non ci credo che resta lì. Allora, se togliamo lo strato di carta, rimane questa parte qua collosa. Allora, per non saperne leggere né scrivere, siccome non la voglio distruggere al primo utilizzo, lo riattacco e la usiamo così. Allora, non so se si debba togliere, ho questo dubbio anche perché non viene via in maniera easy. Comunque, testiamolo sull'iPhone. Togliamo quella vecchia. Tra l'altro, sì, l'iPhone è meglio di Android, raga, solo per quanto riguarda la fotocamera. Per il resto, tanto bello, tanto fico, però purtroppo io sono androidiano, raga. Questo è l'iPhone 13 Pro. Andiamo a vedere se combacia perfettamente. Perfetto. Allora, la fotocamera combacia perfettamente. Abbiamo l'anellino che dovrebbe essere assolutamente dritto, preciso. Mi sembra abbastanza mi sembra abbastanza dritto. E tra l'altro, se hanno messo anche la parte metallica sotto, credo che abbia un senso. A quanto pare si ricarica sotto. Oh! Si attacca estremamente bene. Abbiamo ovviamente il tasto laterale, questo qua, dell'accensione, e i due tasti laterali dei volumi. Abbiamo anche il buchino qua. Cioè, ragazzi, mi sembra una cover estremamente buona. Cioè, non mi sembra una cacata. Comunque, si fitta estremamente bene. Costa 3 euro invece che 10. Qualitativamente mi sembra anche abbastanza buona. Dobbiamo provare il MagSafe. L'altra custodia è questa. Ha un grip estremamente peggiore, quella di Amazon, rispetto a questa. Questa è tipo quel silicone plasticoso. Anche se sono dell'idea che le cover, queste qua, in tipo mezze scamosciate, plastica scamosciata, plastica opaca, abbiano un grip estremamente migliore. Questa qua comunque non è male, ti devo dire. Quindi andiamo in auto e vediamo se si ricarica lo smartphone, se funziona il MagSafe, se non si surriscalda. E andiamo a vedere. E la compariamo con questa qua, che pare, dicono che questa qua, quello case magnetico, sia migliore addirittura del MagSafe, quello classico di Apple. Andiamo a testarla. Volevo fare un piccolo test magnetico di queste due cover. In teoria la cover che si attacca di più al metallo dovrebbe ciucciare più energia dalla ricarica wireless della macchina. Allora, proviamo prima la cover, questa qua di AliExpress, e questa qua non rimane attaccata. L'altra invece, quella che ho comprato su Amazon, è questa qua. E questa qua effettivamente si attacca, cioè rimane attaccata anche sul forno. Ovviamente non ha il supporto magnetico, quello classico potente, perché comunque si stacca abbastanza facilmente. Però a livello prettamente di ciucciare energia, questa qua di AliExpress dovrebbe essere molto meno potente rispetto a questa. Quindi suppongo che questa qua dovrebbe anche scaldare molto di più il telefono rispetto a questa. Comunque andiamo in macchina e andiamo a provare. Prima cover, questa è quella di Amazon, e vediamo se si ricarica. Allora, la ficchiamo nel vano della ricarica wireless, vediamo se funziona. Ok, allora sta ricaricando. Questa qua però non vi nascondo che dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti che l'avete messa nella ricarica wireless, diventa incandescente e l'iPhone va in protezione. Quindi comunque funziona, però non lo so. Tra l'altro, non avendo mai comprato un case originale della Apple, non so se i MagSafe fanno tutti così, cioè dopo un po' iniziano tipo a bruciare. Però questa qua di Amazon da 10 euro, tipo una cosa del genere, non va bene. Cioè, nel senso, funziona, però dopo un po' il telefono diventa si incendia e e va in protezione. Proviamo ad attaccarci questa. Mi faccio un bel giro di una ventina di minuti per strada e vediamo se anche questa qua muore. Vi ho messo questa qua, la mettiamo nel suo vano e vediamo se si ricarica. Non va.
Va, invece va. Ci facciamo un bel giretto e vediamo come funziona. 15 minutes later. Allora, abbiamo fatto più o meno un quarto d'ora di ricarica. Il telefono si è ricaricato un po', è arrivato al come faccio a farvelo vedere? Al 90%. Si è ricaricato. Ma la cosa positiva di questa cover qua di AliExpress è che non si è riscaldata. Cioè, o meglio, secondo me, proprio per il fatto che ha le parti metalliche al centro direttamente, secondo me, non va poi a dissiparsi poi su tutta la cover. Non lo so, boh, comunque funziona meglio. L'altra si surriscalda, questa no. Il telefono rimane utilizzabile, rimane utilizzabile, non si scassa e pare funzioni meglio di quella di Amazon. Quindi questa qua ti devo dire che è approvata. Anche se a livello di grip fanno tutte e due cacare. Questa qua, schifosa, terribile, però fatta di membrana silicone, proprio roba tipo colla vinilica, è meglio. Però se la ricarichi si scioglie. Comunque ti devo dire, AliExpress batte Amazon attualmente. Signori miei, allora io vi lascio il link in descrizione. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa cover. E ovviamente, se volete, da AliExpress proviamo a comprare un po' di gadgettini esotici, sempre per l'iPhone, e vediamo se funzionano e se si fittano bene con i prodotti dell'Apple. Andiamo a vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste due cover, ovviamente lasciando un commento e ipotizzando poi sulle cover di New Martina quale possa essere poi la differenza. Andiamo a comprare poi anche quelle. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, cliccate sulla campanella, secondo me, chiesa, e noi ci vediamo in un prossimo video.